praticamente è il marmo che cambia praticamente molecola e perciò diventa come fosse, diciamo, per far capire, gessoso, e diventa come zucchero. Guardi, però in Italia si usa facilmente questo termine critica, tutta l'Italia è in situazione critica e ha bisogno di continue manutenzioni e i tagli alla spesa nel campo proprio della manutenzione dei beni culturali non gli fanno bene. Se poi la domanda è: Palazzo Reale è in una situazione drammatica o è in una situazione, diciamo, collabente, la risposta è sicuramente no. Palazzo Reale è un edificio che sta bene, che è in grado di affrontare grandi manifestazioni internazionali. Che ha avuto continuamente manutenzione e attenzione negli ultimi 20-30 anni, per cui proprio perché è un edificio antico e importante, anche questa volta, prima che vada in crisi, si interviene con un intervento di restauro e di manutenzione in una buona politica di amministrazione dei beni culturali. Quindi non è un caso che sia avvenuto proprio in questo momento questo restauro? No, il progetto è di 4 anni fa, il finanziamento è arrivato 2 anni fa, la gara è stata fatta 6 mesi fa ed è stata aggiudicata 3 mesi fa, era già stata fatta la gara, cioè se no loro non potevano stare qua. Quindi proprio oggi è un caso, diciamo, che sia in coincidenza con le cose che stanno succedendo, è un po' strano. Al contrario, è un caso che voi vi state occupando del problema quando noi già avevamo aperto il cantiere era aperto già da un mese. Ma ieri è stato iniziato qui, sono stati iniziati qui i lavori. Prima di mettere le transenne c'è la riunione della direzione dei lavori, c'è una serie di adempimenti burocratici. Quindi non dipende da questa situazione di emergenza che si intervenga proprio sul cornicione, sugli apparati lì? No, era programmato da 3 anni e erano già state, le ripeto, è una gara che è stata fatta, quindi per una gara ci vogliono 6 mesi, dopo l'aggiudicazione ci vogliono altri 4 mesi per tutta la parte di antimafia, eccetera, eccetera. Per poter avere il finanziamento ci vuole 1 anno e per poter fare un progetto ci vuole ancora 1 anno. Quindi noi abbiamo cominciato a lavorare su questa cosa che lei vede già 4 anni fa. Però si è intervenuti la mattina che sono caduti dei pezzi di marmo, comunque dei pezzi. Ne avevamo fra 15 giorni, anche fra 15 giorni erano caduti i pezzi di marmo. Poi non è marmo ma sono piccole stuccheggiature. Già una settimana fa io avevo disgaggiato una serie di stuccheggiature. In questo periodo dell'anno, quando si passa, ora siamo a luglio, di solito accade qualche mese prima, ma è stato un inverno particolare, c'è questo fenomeno di disgaggio di piccoli frammenti, che di solito però non dà luogo a tutto sto bailam. Interesse pubblico. Questo è interesse pubblico. Sì. Cioè, qui ogni giorno cade qualche pezzettino che non crea problemi, noi ogni giorno teniamo sotto controllo e ogni 15 anni facciamo i lavori della facciata. Però mi scusi, un'attenzione in più rispetto al normale c'è stata, no? Vedo che anche in giro nel centro storico stanno appunto procedendo alla messa in sicurezza dei cornicioni. Ma lì non c'è la sovrintendenza, qui c'è la sovrintendenza che sa badare sui monumenti.